Io sono Dark Spreezer e mi sa che mi serve una compagna. Sì, a me serve decisamente una compagna. Ed ecco per quale motivo sono arrivato davanti questa casetta rossa. E sembra molto carina. Decisamente ci abita una ragazza. Ok, devo solamente capire un attimo come entrarci. Beh, sono Dark Spreezer, un sacco di poteri. Che domande mi faccio? Chi ci abiterà mai in quella casa? Sono davvero tanto curioso di scoprirlo. Oh, che cosa? Guardate, c'è proprio una ragazza. Ottimo, posso sfruttare questo universo parallelo rispetto alla famiglia Minecraft, che così appunto posso prendermi la mia ragazza e rendermela mia. Ovviamente lasciate like. Adesso ho 3 secondi per teletrasportarmi dentro casa sua, così che posso fare le marachelle. Io sono Dark Spreezer. Ecco. Ok, adesso devo solamente non farmi vedere. Ecco, grazie alla macchia, al potere della macchia, io posso entrare dentro casa sua senza problemi. Volete vedere? Adesso ve lo faccio vedere. Ecco, guardate cosa sta mai facendo. Sta aprendo la cesta. È molto per le sue questa ragazza. Bene, adesso entriamo. Ecco fatto. Ok, e non facciamoci vedere. Mettiamoci sotto il tappeto. Cavolo, no, non riusciamo a metterci sotto il tappeto perché siamo troppo potenti. Quindi ci mettiamo sotto il divano, ecco. Ok, perfetto. Aspettiamola adesso, aspettiamola che magari vada di sopra, così che non va nelle uscite, perché qui ci stanno due uscite e ovviamente non posso farla scappare. Eccola. Ok, intanto sentiamo cosa sta dicendo. Se ascoltiamo. Ah, che stanchezza. Ok, dovrei aver fatto tutto finalmente. Sistemato le ceste, tutto quanto. Adesso faccio la stone. Così sono a posto, perfetto. Ehi. Chi è? Vada a terra, idiota. Ehi, idiota chi? Ma che cos'è questa roba? Che schifo è? Non toccare, ehi, come ti permetti? Ok. Io sono Dark Spreezer. Dark Spreezer? Sì, sono Dark Spreezer, ovviamente da un altro universo. E adesso io sono arrivato da te in questo universo parallelo rispetto alla famiglia Kraft, così da renderti mia schiava e renderti anzi mia moglie. Hai capito? Il cavoli! È davvero immenso rispetto a quello che tu possa mai pensare. E adesso diventa mia. Devo diventare tua? Cioè, scusami, per quale motivo? Sinceramente mi sembri soltanto Spreezer ma vestito di nero. Io sono Dark Spreezer, però Dark Spreezer ha anche dei sentimenti e purtroppo mi duole comunicarti che io mi sento abbastanza solo. Io purtroppo non riesco minimamente con la solitudine. Ti posso sembrare un tipo tosto, vero? Cioè, sono un tipo tosto alla fine. Sì, sembri davvero un tipo tosto. Sì. Il problema è che, appunto, io purtroppo tutta questa tostaggine mi tosta tanto. Perché poverino. Non riescono a vedere il tuo potenziale. Proprio così. Poverino. Perché sono arrivato in questo universo per renderti mia e per creare una Dark Zone. Ma non esistono Dark Zone nel tuo mondo? Nel tuo universo? No, perché c'è una zona che è protetta da un tizio come me. Insomma, io però, vabbè, non male. E quindi qua capito, non capito. C'è nessuno, giusto? Tu sei qua, eremita. Che senza vigilante, sì. Senza nessuno che ti aiuta. Sei da sola, come un cane, come me. Già. Ma davvero ti posso meritare? Certo che mi... Ovviamente, per diventare la mia sposa devi ovviamente fare delle prove che devo decidere io se sono fattibili o meno per te. Perché solamente delle prove di coraggio, delle prove che capiscono la tua sanità mentale, effettivamente riuscirai nell'impresa, hai capito? Altrimenti muori. Sì, allora sono pronta, prontissima, andiamo alle sfide! Cosa devo fare? Bene, mi piace la tua carica di volontà. Bene, allora. Grazie. Qua c'è una Violet in questo universo.
Beh, sì, ovvio che c'è. Ottimo, so io già cosa fare. Eccola lì, vedi? Sì, sì, che la vedo, ma... Ecco. Cosa vorresti fare? Vedi, ci sono dei coniglietti che le girano sempre attorno, vedi quei coniglietti. Ah, sì, a lei piacciono un sacco i coniglietti. Ecco, vai lì e li ammazzi davanti a lei e poi mangi le proprie carni. Che cosa? Devo fare una cosa del genere a voi? Le sembra sì. Levare un trauma. Non mi importa niente, devi farlo per diventare... Per avere la mia stessa mentalità macabra. Oh, ma povera voi. Va bene, vale, dai. Che cosa saranno mai dei coniglietti? Dai. Ok. Ecco. Ciao, Violet. Una. E una. Carne abbrustolita di coniglietti. Sono buoni, sono buoni. È già cotta. Che buono. Ah, dovresti provare, vai. Vai, ma dai, perché non provo? Oh, povera Violet. Brava, Zoe, bravissima. Ah, ecco quello che ti dicevo. Devi continuarlo a fare adesso, sempre, continuamente. Seguila. Ma, ok, vado. Scusa, Violet. No, hai capito, non devi scusarti. Devi mangiare altre carni davanti a lei adesso. Continua a farlo. Ok, va bene. Deve proprio piangere lei. Lì in fondo. Ammazza la lama e mangia le loro carni. No, ma niente, cioè, sto facendo la brace. Così, aia, mi ha sputato. Sì. Uno. Ma che ti hanno fatto? Sei impazzito completamente, Zoe. No, ma sono... No, devi capire, perché, cioè, devo mangiare. C'ho fame, c'ho un sacco di fame. Tieni un uovo. Ah, Bib e Bob. Sì, vabbè, dai, vai, ma non fa nulla, le rilasceranno. Ma no, ce ne sono. Ci sono tanti conigli in questo mondo. Ne troverai altri due Bib e Bob. Tranquilla. Nessun problema. No. Brava. Non vanno più con te. Brava. Oh no, sto perdendo l'amicizia con Violet, però. E che importa, tanto quando andrai con me, nessuno sarà tuo amico. L'avrai solamente me come amico. Bene. Adesso che hai fatto questa cosa. Possiamo continuare? Ovviamente dobbiamo un attimo parlarne prima. Andiamo nel mio nascondiglio segreto. Entra dentro la cassa, vieni. Ma dove sono? Dark Freezer? Non vedo niente, dove sono? Sono qua io. Oh! Sì. Ma, posso scendere da qui? Certo, scendi pure. Ok. Ma dove siamo? Il tuo posto nascondiglio segreto? Sì, questo è il mio nascondiglio segreto. Dove io tengo le mie vittime, le mie prigioniere. Ovvero tu ne fai parte, però ovviamente sei un'amica. Ok, ecco appunto, cioè mi stavo già preoccupando. Sì. Cos'è questa cosa? La piscina della purezza, entraci pure e diventerai pulita. Che bello! Il problema di noi Dark è che ovviamente siamo sempre sporchi, dato che siamo sempre scuri, no? E quindi logicamente per andare contro questa cosa ci puliamo pure dentro la vasca, così che effettivamente possiamo risplendere quando serve. Già, infatti mi sento risplendere piano piano. Ora Zoe, devo dirti una cosa. Io... Devi capire che tra non molto andrei contro a un grande problema, ovvero la prossima sfida. Tu sei sicura di riuscirla a superare, che hai voglia di riuscirla a superare per diventare Dark Zoe? È davvero così difficile? Sì, assolutamente è difficilissimo, anzi è complicatissimo. Oh no. Vabbè, comunque sono disposta a farlo per te. Cioè, però avrei dei poteri assurdi, tipo il fatto che puoi fare qualcosa. Sì. C'è capito? Che figata! Di nuovo. Che figata! Sì, va benissimo, farò qualsiasi cosa. Allora andiamo in un asilo nido. Eccoci, sei pronta? Sì, sono prontissima. Ottimo, andiamo. Allora, da questa parte scendi le scale con me. Vieni. Sì. Ci stanno dei bambini. Adesso devi usare questo e gli devi bruciare il pavimento, hai capito? Ok, ho capito. Dai, dove stanno? Da questa parte, vieni, seguimi. Ecco, lì in fondo. Oh, quindi devo entrare piano piano. Anzi, sai cosa? Ma è... Ma è qui! Sbagliato!
Che succede? Prendo fuoco! Ah, prendo fuoco! Bravissima, vedi, noi praticamente diventiamo potenti con la tristezza altrui, capito? Ah, bellissimo! Sì, infatti sì. Mi sento un po' più potente, però ancora non mi sento all'altezza! Tranquilla, ci sarà il tempo in cui ti sentirai all'altezza. Comunque, andiamo indietro perché adesso dovrei fare l'ultima prova. Ok, va bene, qual è? Quella della paura. Devi innestare la paura all'interno del corpo umano. Ovviamente, chi sarà la vittima secondo te? Violet? Ovviamente sì. Ora che dobbiamo fare? Dunque, siamo a casa di Violet, come vedi. E adesso dobbiamo proprio farle la pipì di sopra, ok? Oh, capito, poverino. Bene. Dunque, iniziamo subito. Hai il secchio di lava che ti ho detto di portare? Certo. Ok, perfetto, il piccone ce l'hai giusto per spaccare il blocco? Certo. Ok, bene. Ecco. Oh, molto bene, molto bene. Ok, andiamo. Dove sarà mai? È enorme casa sua. So benissimo. Fiuto la sua paura. Sta qua sotto. Sta parlando sicuramente con i suoi animaletti, con le sue bambole. Eccole qua. E adesso il signor generale supremo, mister unicorno, darà un discorso per tutti quanti. Sono io, mister unicorno. E questo è il mio discorso. Per incoraggiare le truppe a marciare verso la conquista della città. Oh, mister unicorno, sei proprio così sapiente, sai proprio tutto. Cavolo, ma ci vediamo tutti quanti da te. Già. Ok, bene, è giunto il momento di attaccare, pronta? Prontissimo! Andiamo! Ecco, ok, blocca! Lo blocco, ti ho presa, vai, Violetta, ti ho presa! Aiuta! Adesso frego la mela qua. Aiuto, mi ha fermato, aiuto! Ora sei bloccata. Adesso Zoe, cosa volete fare? Crea qua il buco di lava. Metti il buco di lava qua. Ok, aspetta, allora. No, mi rovinate la lava lì. Ecco, adesso prendi ogni bambolotto e fallo fuori davanti a lei. Aspetta, magari non devo farlo così, magari. Così. Perfetto. Allora, il primo. Sì. Mi dispiace, Violet, mi dispiace. Ecco, il primo. Come si chiama? Carlina. E adesso il papero. No, è finita. E questa è tutta colpa tua, Violet, perché sei troppo sensibile. Vado a fuoco pure il pavimento. Brava, questa è colpa tua, Violet, è tutta colpa tua. Aiuta. Ecco, come ti senti? Divertita. Sì, la cattiveria che mi sale tutta su. E adesso finalmente potrò farti trasformare in Dark Zoe. Oh, che bello, sì! Bene, sei pronta? Prontissima! Metti in acqua. E adesso esci Dark Zoe. Eccola, sta nascendo. È nata. Wow, mi Dark sento davvero Zoe. Davvero una bomba. Mi sento davvero fortissima. Sì. Potrei fare del male a chiunque. E adesso
io sono prontissima. Mi dai dei bacetti, io invece ti sdringuazzo tutta, non va bene. Allora, devo imparare a sdringuazzarti tutto, per lo mio. Ok, bene, adesso, guarda, adesso per fare questa cosa. L'ho accesa mia! Hai visto? Attenta! Devi controllare i tuoi poteri. Sto tremendo, aiuto! Da, come dicono su Spider-Man, da grandi poteri derivano grandi responsabilità, quindi devi stare attenta. È vero, okay. Devo stare hanno attenta. La responsabilità ovviamente di uccidere tutti, però vabbè, pazienza. Ok, adesso, come la vuoi la casa? Scura, immagino. Ah, certo, però voglio almeno un angolino rosso per me. No, va bene, devi piacerti il nero, altrimenti non andiamo. Va bene. Ecco, va bene, nero, accordato? Sì. Ottimo, perfetto. Mi raccomando, ragazzi, ci vediamo in un altro video con Dark Zoe.